prima giornata del girone di ritorno del campionato di prima categoria, girone B. Va in scena il Becce, Bargagli, Amici Marassi. Entrambe le squadre sono in piena zona playoff ed è solo un punto a separare i padroni di casa dal terzo posto, occupato proprio dall'Amici Marassi. Le squadre osservano un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Gabriele Gravante. C'è la scritta Ciao Grava sulla maglia del collega Bertoldo e sullo striscione appeso dai tifosi. Al saluto ci uniamo tutti noi dilettantissimo. Inizia la gara e dopo appena 8 minuti di gioco si sblocca il risultato. Passa in vantaggio al Bargagli. La cavalcata di Gerboni che supera Nanfria che mette in rete 1-0. 9 minuti dopo l'occasione del pareggio per l'Amici Marassi si infrange sulla traversa. Al tiro Bartolucci. Una volta arrivati alla mezz'ora è ancora pericoloso l'Amici Marassi. Scambio al limite dell'area tra Bartolucci e Miggiano che punta la rete. Difende bene la sua porta Cuvazzis. Inizia la ripresa con l'immagine e il montaggio di Enrico Figus e passati 4 minuti arriva il raddoppio dei padroni di casa. Dagli sviluppi di un corner fa il bis Gerboni, concludendo l'opera di Caminiti. All'undicesimo minuto cala il tris il Bargagli. Ad andare a segno è Stuto. A tutta velocità e senza difficoltà spiazza Nanfria. Il Bargagli non molla e continua a spingere. Prova la rovesciata Gerboni, ma il pallone arriva ai piedi dell'appena entrato Pestarino, che controlla bene ma non trova la rete. A 9 minuti dal termine si mostra in avanti l'Amici Marassi. La conclusione di Costantino è troppo lontana dal palo per impensierire Cuvazzis. Il risultato finale è quello di 3-0. Dopo un primo tempo di buone occasioni, l'Amici Marassi si arrende al Bargagli, che con questi 3 punti supera il Rosanero in classifica.